contento perché sono legato al Catania per 4 anni in più e quindi io, anche la mia famiglia, mio figlio che nasce a settembre a Catania e quindi tutti siamo contenti. Tre settimane. Sì. Tornando invece alla partita questa di domenica a Firenze, no? Il tuo nome chiaramente era accostato anche alla Fiorentina perché Montella ti ha stimato, ti ha permesso comunque di progredire. E che tipo di rapporto avevi con Montella? Cosa ti aspetti dalla Fiorentina e che cosa può dare il Catania dopo che ha vinto il rimonto No, io le ringrazio a Montella e alla Fiorentina per avermi cercato tutta l'estate e dopo la partita sarà dura perché loro sono una grande squadra che cercano di giocare bene come giocava il Catania di Montella. Noi lo conosciamo bene al mister e sappiamo come può giocare la squadra di lui. L'impressione che si è avuta, che qualcuno ha avuto, è che quando tu hai capito che saresti rimasto a Catania hai giocato con più serenità, con più tranquillità e infatti hai trovato anche il gol sia in Coppa Italia che in campionato. È stato così. Sì, può essere, anche io lo volevo questo, no? Non è facile quando è il mercato aperto e tutti i giorni parlano di uno, no? È difficile, è giocare, mettere la testa in un solo lato, no? Quindi per me è stato importante rimanere, saperlo prima, no? Per mettere la testa definitivamente qua a Catania. Nonostante il modulo di gioco sia simile a quello dello scorso anno, hai trovato difficoltà nel capire e nel mettere in pratica quello che Mister Maranto sta chiedendo. Com'è? Hai difficoltà nel mettere in pratica in campo quello che Maranto chiede? Ci sono differenze rispetto allo scorso anno e quindi con difficoltà. Perché difficoltà? È il solito modulo, Sì, però magari ha caratteristiche diverse rispetto al gioco di Montella, no? nonostante No, il modulo sia uguale. no, per me è uguale, non cambia nulla. Io gioco sulla sinistra, Pitu sulla destra, Gonzalo è la stessa squadra, quindi giochiamo a memoria, penso che non ha cambiato molto. Sciame è passato alla Fiorentina, non so se giocherà, oggi è stato presentato. Ecco, che rapporto avevi con lui e cosa pensi che possa dare alla squadra che vuole? Lui ha avuto un po' di sfortuna, no? Perché ha avuto tanti infortuni in questo periodo, 2 o 3 anni, ma è un grande calciatore e le auguro il migliore, no? Lo conosco da ragazzino perché abbiamo fatto la giovanile all'Arsenal, quindi lo conosco di tutta la vita e quindi le auguro il migliore. No, l'anno scorso ho detto che volevo fare 8, no, ma quest'anno no, non direi niente perché no, non mi piace perché sennò dopo non lo faccio e rimango male io. Quindi sempre migliorare, no, lo che ho fatto la scorsa stagione. Invece è arrivato Castro, forse perché si pensava appunto che saresti partito, invece poi alla fine sei rimasto. Lui è disposto a giocare anche in linea mediana. Secondo te potete giocare tutti insieme, tu, Castro, Torrientos? È difficile, se no la linea difensiva sarà dura, ma è un grande calciatore, deve imparare ancora il calcio italiano, ma sicuramente si troverà qualche posto per giocare da titolare. Pure lo vedo bene a Checo, lo vedo molto bene in allenamento e sicuramente sarà uno importante per la stagione. Sempre su Fiorentina Catania, considerato che è una partita che sarà abbastanza equilibrata, come dicevi tu. Ecco, c'è un elemento che può fare la differenza a livello tattico? Se c'è un giocatore della Fiorentina, secondo te, il rischio per esempio Jovetic, che è da marcare in maniera particolare, e poi magari
Loro sono una squadra nuova, no? Che hanno portato tanti calciatori nuovi, quindi sicuramente stanno trovando la migliore maniera di gioco. Noi dobbiamo andare con la personalità per giocare una grande gara e portare il risultato a casa. Speriamo noi di essere decisivi. Come su Arriento, perché sì. Guardando invece quello che sta facendo Enrico Lorin in allenamento, pensi che possa essere pronto per giocare dall'inizio e per essere importante quando Io lo vedo bene, è un calciatore molto veloce, sa con le due gambe giocare bene, ma penso che ancora deve imparare un po' del calcio italiano, della linea difensiva, della tattica, no? Un po'. Penso che imparerà tanto perché ha calciatori avanti di lui come Lerotali e Spoli, pure Bellucci, che lo faranno imparare tanto. No, no, tutti i tifosi che mi hanno trovato sulla strada sono molto contenti. I tifosi catanese mi vogliono bene e io sono molto contento. No, non mi ricordo, non mi ricordo. Si continua a dire che questa squadra deve puntare come sempre alla salvezza e poi magari si potrà divertire, però effettivamente questo gruppo dal punto di vista della qualità, secondo te vale l'Europa? Non so se l'Europa, ma penso che per la salvezza con questa squadra non possiamo giocare. Penso che meritiamo un po' di più. Ovviamente che dopo quello dobbiamo dimostrare nel campo, no? Ma con questa squadra dobbiamo lottare per un po' di più, no? Per arrivare sia, non so se Europa League, ma essere vicino.